Gli uomini hanno difficoltà a fare amicizia con le donne. Attenzione, non sto dicendo che tutti gli uomini abbiano delle difficoltà, ma secondo me la maggior parte non riesce a fare amicizia con donne o con ragazze, tranne se si è degli uomini o particolarmente belli, affascinanti e sexy. Altrimenti si riscontrano delle difficoltà immense. Ecco, io oggi mi trovo qui in quanto ho voglia di esporre la mia opinione barra visione a proposito del fatto che per riuscire a fare amicizia e non ad avere un rapporto o un sentimento con una donna o con una ragazza, ma mi limito a dire amicizia, oggi come oggi è diventata un'azione impossibile da raggiungere. Perché? Per quale motivo? Per quale ragione? Perché di fatto, de facto, noi abbiamo la stragrande maggioranza delle donne, delle ragazze, che in barba a qualsivoglia tipo di volontà, nel momento in cui si accorgono che un uomo o un ragazzo vorrebbe fare amicizia con loro, ecco che vanno sempre sul chi va là. Sul pensar male, sull'ipotizzare che quell'uomo, quel ragazzo magari ci voglia provare con lei, con quella ragazza o con quella donna. Questo significa che noi uomini siamo sempre, o meglio nella maggior parte dei casi, tacciati o come uomini porci, maiali, o come uomini provoloni, farfalloni, che ci vogliamo provare con una eventuale fanciulla o donna. Ecco, tutto questo purtroppo è reale, è concretamente vero. Basta provare a parlare con una ragazza per la strada e accorgersi, notare che quest'ultima starà sempre sul chi va là, come se davanti a sé avesse un alieno, un uomo che ci vuole provare con lei. Possiamo anche essere i più buoni, i più candidi possibili e immaginabili, ma nel momento in cui una donna avrà a che fare con un uomo, a meno che fosse particolarmente bello, sexy e affascinante, allora lì probabilmente quella ragazza o quella donna mostrerebbe, a mio avviso, una, chiamiamolo, senso di apertura un pochino più elevato nei confronti di quel tizio, altrimenti si rimane lì dove si sta. Si rimane in una condizione in cui non è possibile nemmeno entrare nella cosiddetta rinomata friend zone, cioè nella zona di amicizia, ok? Ora, io vi invito a fare un esperimento. Ovviamente non è un reato, perché non è un reato. Andate per la strada della vostra zona di Roma, di Milano, di Genova, della città dove abitate, anche nel vostro paese, e provate a fermare una ragazza o una donna per chiedere anche solo un'informazione. Guardate l'espressione del suo volto. Guardate il suo modo che ha di fare con voi, uomini oppure ragazzi. Guardate come si rapporta con voi, con te, ok? Controllate, cercate di scrutare il loro atteggiamento, la loro, chiamiamola, estetica, e a guardare il loro sguardo, come si pone, come si frappone, come si rapporta. E capirete e vedrete che davanti a voi avete una ragazza o una donna che sarà molto chiusa, che avrà grandi difficoltà ad aprirsi, che resterà lì dove sta e che avrà una grande difficoltà anche a rispondere a quel determinato quesito che voi starete chiedendo, che voi starete sottoponendo alla sua attenzione. Io purtroppo devo essere critico con chi mi ascolta, io purtroppo devo essere critico con le donne e con le ragazze, non è un'offesa, e dire a costoro per quale motivo continuate a, non dico tutte, ma la maggior parte a essere così distanti. Se io voglio fare amicizia con una donna o con una ragazza, voglio poterla fare. Non è che posso essere tacciato o malvisto o etichettato come un lurdo porco, come un lurdo maiale, come
una lurida esimia testa di cazzo se ho voglia di fare amicizia. Va bene? L'amicizia non è inzuppare il biscotto nella marmellata. Amicizia non significa avere un rapporto sessuale. Va bene? Significa interloquire, confrontarsi, disquisire. Che non significa, ripeto, fare per forza di cose l'amore. Va bene? Eppure oggi come oggi, se sei bello, probabilmente avrai da parte di una donna o di una ragazza una sorta di apertura in più. Ma se sei, diciamo così, un cesso a pedali o un normaloide, riscontrerai delle difficoltà ingenti, oggettive e non soggettive, nel trovare, nell'avere una ragazza oppure una donna con cui avere una mera, ripeto, mera amicizia. Ok? Non si può neanche entrare nella cosiddetta friend zone. Ok? Questa sia ben chiaro che è la mia opinione, un'opinione che, come dico sempre nei miei video, non pretende di essere considerata come vera, ma che pretende di essere diffusa, di essere trasmessa e di essere divulgata alla stragrande maggioranza degli esseri umani, per farla entrare dentro agli altri e per far rendere conto agli altri del fatto che i miei pareri a volte coincidono con la realtà. Una realtà che di fatto, de facto, deve essere guardata, deve essere analizzata, perché nelle mie parole molto spesso c'è verità, c'è il vero. Io manifesto verità reali, oggettivamente comprobabili, comprobabili, va bene? Detto ciò, io non aggiungo altro. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video di oggi, vi ringrazio in secundis per il relativo ascolto. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace, mi raccomando, ci tengo ai vostri mi piace. Condividetelo su Facebook, pubblicatelo nei vostri profili, nei social, condividetelo a manetta, fatelo circolare come Cristo comanda e vedrete che qualcuno probabilmente mi scriverà in caccia a questo video: sì, caro Leandro, hai perfettamente ragione, sì, caro Leandro, le tue opinioni corrispondono a verità, sì, caro Leandro, c'è di vero, c'è molto di vero in quello che traspetti, ok? Grazie, al prossimo video, una buona serata a voi da Leandro, conoscitore italiano. Iscrivetevi al mio canale di YouTube. Grazie.